pane e salata, pane e salata, no, insalata e pane, insalata e pane. Perché insalata e pane? Allora, di solito nel frigo mi avanza sempre della grana insalata, perché i miei figli sono un po' restii a mangiarla. Il pane, mi dispiace buttarlo via, galline non ne ho più, che prima ce le avevamo, e niente, un po' lo do agli amici, poi se mi fa la muffa... caspita, no, no, non va bene, perché buttare via, il mangiare al giorno d'oggi, ma anche prima, non è una bella cosa. Via tanto, che è un peccato. È veramente un peccato. Ragazzi, se voi avete questi problemi, aiutatemi. Allora dicevamo, insalata e pane, insalata e pane, insalata e pane, insalata e pane. È un goccio di latte, è un goccio di latte, latte, latte. Cosa possiamo fare? Sai cosa facciamo? Facciamo una tortina. Tortino così, veloce, veloce, con un po' di pasta sfoglia. Sì? Una cosa pratica a farsi, buona a mangiarsi e allo stesso tempo anche sostanziosa, perché viene un bel piatto. Beh, e non deve essere neanche costoso. Con tre uova facciamo una tortina. Non deve essere neanche costoso. Facciamo no? Un tortino che si mangiano quattro belle fette, sì, un po' di salata. Una famiglia di 4-5 persone ci mangia, sì, e si fa un buon secondo. Sì. Metteteci tanta verdura come contorno. Ma anche tanto formaggio per dargli gusto. Come no, il formaggio sì, ci faccio. Se ci mettesse anche un po' di gorgonzola? No. No, bocciato. Oh, me lo bocciano tutti sto gorgonzola, che mi piace da morire. Forte. E mi piace. Ossia, può anche piacere, però quando viene cotto così con le verdure... È troppo forte. Troppo pesante. Di gara. Magari ci sono delle verdure, delle gorgonzole dolci che si potrebbero tagliare magari con un po' di fontina, no? Salate pane. Andiamo subito in cucina. Andiamo, aspettateci un secondo che spengo la telecamera e la riattacco all'interno della cucina. Andiamo Renato. Dai. Aspettateci. Questo grande chef Renato è già all'opera. Dico frittata una torta, una tortina, sai? Una tortina, cosa stai mescendo qua? Sto mescendo un po' di midollo di pane bagnato nel latte. Sì, quanto ne hai messo di midollo di pane? Due panetti così. Ah, due bocconcini tipo. Metti due bocconcini che erano 30 grammi l'uno. 60 grammi di pane, dai. Bene. Poi cosa hai messo oltre che il pane? Uova. Quante uova? Tu questo non lo vuoi che lo facciano, Quante uova hai messo? Ho messo tre uova. Tre uova intere? Sì, tre uova. E qua adesso cosa stai mettendo? Adesso sto mettendo un po' di insalata. Insalata normale? Sì, un'insalatina. Poi ci vuole un bel po' di olio. Ci mettiamo. Cos'è, del forno? Sì. Basta, basta, perché dopo si sente troppo. Adesso la tagli finemente. Sì. Così, è a posto. Tieni il latte, perché se ci mettiamo tutte le uova qui diventa troppo pesante, sai? Oh. Adesso prendo la... Anche panna, formaggio, se ce lo mettiamo tutto, cosa dici? Formaggio grattugiato. Formaggio ci fa sempre bene, guarda. Abbondante. Sì, formaggio ci fa sempre bene. Il nostro composto è quasi pronto. Sì. Allora aggiungiamo una bella grattata di pepe nero, come potete vedere. In questo piatto qua mi piace a me il pepe. A parte che il pepe mi piace. Il pepe ti piace tanto, Sì, esattamente sì. Stai mettendo tanto olio. Sì. Devono olio essere ben condite. Perché a volte fanno dei ripieni, anche tutti i ripieni ci vuole. Quanto ne hai messo? Ci vuole l'olio. E ho permesso, che avevo messo tanto, ma messo, sembra tanto, due cucchiai di olio, non di più. Sì. E poi hai aggiunto del sale. Ho messo sale. Quanto basta? Adesso qui ci siamo. Allora, vedo Renato che stai srotolando della pasta. Sì. Cos'è? È una pasta come una pasta sfoglia. Pasta sfoglia, normale. Sì, puoi comprarla in tutti i supermercati dove vuoi. Siamo accompagnati dalle campane stamattina. Sì, dalle campane del mezzogiorno. Si vede che le piace anche ai preti mangiare, non solo a noi. L'hai messa nella terrina insieme alla carta, no? Esatto. Così non si attacca, giusto? Sì, perché poi questa carta qua mi serve quando è il momento di... Di tirarla fuori. Tirarla fuori, esatto. Veloce come... Sì, velocissimo. Se volendo potremmo mettere anche una foglia di cavolo sotto. Ce l'ho. Ecco qua il nostro cavolino. Mettiamo sotto. Il nostro cavolo che fai la base del tortino, no? Esatto. Così gli dà un sapore anche un po'... diverso. Sì. Eccolo qua. Basta così. Cosa hai messo? Mezzo bicchiere di latte? Più o meno sì. Più o meno sì. Eccolo qua. Vedi che sembrava
Senti, però guarda, quando uno dice che l'olio buono si sente nel profumo, eh? Eh sì. Ho visto che hai fatto un impasto abbastanza morbido. Sì. Come mai? Perché adesso deve tirare qua, mi deve cuocere anche le foglie di cavolo che sono sotto, eh. Ah, ho capito. Troppo dura, via. Lucerebbe. Se fosse fatto troppo duro poi rimane impettite, no? Vedi che ci siamo? Niente a vedere con una tisso, qui si è fatta diversamente. Però, sempre a parlare di una tortina. A questo punto ci rimane a fare questo lavoro qua. Adesso i lembi li giri verso l'interno? Sì, abbiamo fatto un po' di corsa e va bene. Poi la pasta è rimasta tanto fuori, quindi si è un po' ammollata. Vergine. Eccolo. L'ultimo tocco dello chef. Sì. Ce n'è messo un bel po', eh? Sì, perché a me ne rimane bella unta, bella. E dà del buono. Certo. Allora. Renato, allora andiamo a infornare il nostro tortino. Allora, 180 gradi, 18 minuti, va. 16 minuti. 16 minuti. Minuti, per un forno come i nostri, sì, a casa. Sì. Oh, siamo arrivati a fine cottura. Mamma mia, sei gonfiato bene. Questa com'è bella? Sì, stupenda. Adesso questa, sì, fai questo lavoro qua, guarda. Sì. La pungiamo. E lei scende un pochettino. E lei, sì. Non è che scenda più tanto, perché è cotta. Perché è cotta. Si potrebbe fare dorare ancora un po', per quello, però va bene così. Ma mi sembra che la pasta in giro sia bella cotta. Sì, è bella, bellissima. Bella cotta. Niente. Perché adesso, ti sembra? Perché qui dentro qui è aria, non è che... Però prima di mangiarla la facciamo raffreddare un attimo. Sì, questa l'ha fatta raffreddare. Questo non si può mangiare subito. Ecco qua, vedi. Tac. Così. E capite tutti perché abbiamo lasciato la carta. Questa prima di bruciarsi è meglio toglierla così. Vedi. Tac. Hai visto come è pratica? Hai visto come è pratica? Sì, veloce. Eccola. Deve essere anche molto buona. Non ci vuole degli studi per fare una... Eccola qua. Cosa vi devo dire? Provatelo, vedete. Grazie Renato. Grazie a voi. Sì. Ma è con caldo, È caldo, sì, è bollente. Caldo. È bollente. È bello bollente. Avete visto? Insalata e pane. Avete visto cosa è uscito? Ma senti. Che buono. Che buono. È fantastico, è veramente fantastico. È un tortino che con poca roba si può fare un teatro bellissimo. Sì. Un teatro che ti va bene. Presumo che sia esattamente. Presumo che sia anche un piatto abbastanza nutriente. Certo, e niente. Certo. Un vino, associamo un vino. Qui ci vorrebbe dire anche un vino bianco, un vino. Un bicchiere di. Qua potresti metterci anche un bel bicchiere di dolcetto. Benissimo. Sì, okay. Un bicchiere di dolcetto. Adesso chiudo perché è vero che ci sono arrivati degli ospiti. No, non fa niente, ci andiamo ancora. Niente, ragazzi, buon appetito, provatelo. È veramente veloce, non è dispendioso come ricetta e penso che tutti riescano a farlo. Non ha un grado elevato di. Penso proprio di sì. Ok. Non c'è problema. Grazie a tutti di seguirci sui nostri canali e buon un abbraccio e buon appetito. Alla prossima ricetta. Ciao.